time around, the way I feel screams so loud it may just draw a crowd. Diciamo che il progetto sia riuscito, riuscirà sicuramente anche con i vostri colleghi e con tante altre scuole che credo l'amministrazione abbia intenzione di proseguire l'alternanza. La cultura, ragazzi, è importante. Voi siete, potreste essere i futuri amministratori, siete i cittadini di Guidonia. L'amministrazione è aperta, partecipate, ci sono tante occasioni, ci sono le commissioni, ci sono i consigli, venite, consigli comunali, perché anche partecipare alla vita politica e essere presenti e dare anche il vostro apporto solo con un'idea e qualsiasi altro tipo di supporto è importante, come è importante, ripeto, la cultura, la civiltà, essere educati come lo siete stati voi, e vi ringrazio. Ringrazio le professoresse, ringrazio, diciamo, tutto l'istituto, il preside e chi ha collaborato e tutta l'amministrazione che ha dato una mano a organizzare, dal sindaco ai dirigenti, assessori e i miei colleghi consiglieri. E ovviamente grazie anche a voi, ragazzi. Grazie. Grazie. Ci ha spiegato anche, ha trovato un momento per spiegarci delle cose. Volevo ringraziare Giuseppe, il mio tutor, perché mi ha fatto veramente divertire e stare bene, ma soprattutto la mia visual coach, che sarebbe Barbara Falcone, con cui sono stato tutti i giorni e sono stato veramente bene. Mi ha spiegato un sacco di cose, mi ha fatto vedere i programmi che usate qua. E ho fatto questo progetto con Mattia e Barbara e ci siamo divertiti a farlo perché abbiamo usato il sistema che utilizzate qua, siamo andati a cercare tutte le cose degli altri anni, l'abbiamo scansionato, abbiamo fatto il programma su Excel, abbiamo fatto tutti i collegamenti degli allegati per aiutare pure a diventare un po' più digitali in questo comune, visto che l'unica cosa, una delle cose che manca più che altro è la digitalizzazione. E sono contento e grazie. Grazie a te. Grazie. Ci vuoi presentare il progetto? Questo progetto abbiamo fatto dal secondo giorno in cui siamo stati qua dentro e abbiamo innanzitutto ricercato tutte, abbiamo scritto le fasi che dovevamo fare e ci siamo fatti abilitare sul sito che dovevamo utilizzare, sulle cartelle che dovevamo utilizzare, che abbiamo anche creato divise in interrogazioni, mozioni, interpellanze e poi le abbiamo divise in partiti e abbiamo allegato tutti i file che avevamo e con il prospetto fatto su Excel abbiamo fatto i collegamenti ipertestuali, così senza che la gente andava a prendere faldoni di carta per cercare ogni allegato dei protocolli, basta cliccare sul protocollo scritto nel prospetto e apre il file. Cioè, da domani lavoro meglio. Il secondo giorno abbiamo iniziato un lavoro sulle spese annuali del 2018 sul carburante delle macchine dell'area settima e abbiamo fatto un lavoro con il nostro tutor che hanno preso appuntamento con il responsabile, con Alessandro Cocchiarella, che verremo a presentare qui giovedì prossimo. Abbiamo scadenzato le varie procedure, i vari atti che si trovavano là, abbiamo registrato digitalmente delle mappe cartacee che avevano là e poi mercoledì insieme a Simone e Brian appunto siamo andati al museo ad aiutare gli anziani per una visita alla Rocca e al museo. È stato molto bello. Invece la vostra esperienza in macelleria? Avete visto i soldi passare? Ci siamo occupati di determine e mandati. Addirittura i mandati. Che cosa vi è sembrata? Una cosa difficile? Come la prendo con quello? Invece che è facile? Certo, no, è complicato. Anche perché bisogna controllare sì. Tutta una serie di dati in modo di non sbagliare. Sì. Di pagare uno si costa con un altro. Comunque, l'obiettivo? Identificare
pianificare appunto tutte le palestre appartenenti al comune. E dare, diciamo, sotto mano tutti i dati di tutti gli impianti sportivi. Tra l'altro, sindaco, lui, questo ragazzo è stato anche con altri, anche a Monticello, a supportare i gestori del museo nelle visite guidate, quindi questa pure potrebbe essere una cosa interessante. Ha supportato i gestori del museo in una visita guidata che è stata fatta al Museo Lanciani e alla Rocca di Monticello insieme al due. E volevo dire che mi ha scritto il ragazzo, stai Paolo Rosati, contentissimo del supporto e gli ha fatto un sacco piacere, quindi l'ho riportato pure qua, insomma, grazie pure per questo. Bravo. Bravo.